Quest'anno si rinnova e anzi cresce questo evento, tanto che Babbo Natale è il Babbo Natale più importante d'Italia, potremmo dire, perché la casa d'Italia è proprio questa qui. Sì, devo dire che l'idea nasce nel 2017 e quest'anno iniziamo a vedere tanti tanti risultati. Questo evento vanta due primati. Il primo, innanzitutto, è che la casa in legno più grande d'Italia e il secondo è che il nostro Babbo Natale è stato scelto come Babbo Natale d'Italia, come se fosse un rappresentante di tutti i Babbo Natale, ecco. E questo ci rende veramente orgogliosi perché dietro un grande evento ci sta una grande squadra e tanti sacrifici. Io ogni volta che ho l'occasione li ringrazio veramente di cuore e questi risultati sono i veri stimoli che ci portano poi ad organizzare ed impegnarci a migliorarci sempre di più. Come ben dici, dal 1° dicembre fino al 6 gennaio, quindi per ben 37 giorni, il castello Angioina Aragonese si trasforma in un castello incantato, quindi al suo interno si potrà scrivere la letterina, imbucarla, vedere una mostra dei presepi molto bella di persone del posto, presepai agropolesi, e poi visitare la grande casa di Babbo Natale. Quindi un viaggio incantato con gli elfi dal Polo Nord alla fabbrica dei giocattoli, alla stanza degli orologi, fino ad arrivare al fatidico incontro con Babbo Natale. Quindi i bambini finalmente potranno quantomeno incontrarlo, ovviamente rispettando sempre le misure anti-Covid, perché non ci dimentichiamo che siamo in emergenza sanitaria, per cui tutto questo evento è organizzato rispettando le norme, quindi i distanziamenti, l'utilizzo della mascherina, il controllo del Super Green Pass. Quindi con tante difficoltà siamo riusciti a riproporre questo evento e devo dire con un riscontro importante perché stanno venendo da tutta Italia. Quindi a noi ci fa piacere, Agropoli è alla ribalta nazionale, le strutture sono piene, vediamo i turisti che si informano sempre di più sul nostro evento e non solo, perché quest'anno la casa di Babbo Natale si affianca a un progetto che è Destinazione Natale, quindi i mercatini di Natale lungo gli scaloni del borgo, la navetta col trenino che gira su tutta Agropoli, insomma. Ma devo dire che è davvero un buon Natale e quindi vi invitiamo a venire qui. Qui nel castello Angioino Aragonese di Agropoli, posto nel centro storico, c'è la mia casa, la più grande d'Italia, dove i bambini possono venire, accompagnati dai loro genitori, possono venire a fare tutto il percorso che c'è in questa casa, partendo dal Polo Nord, la stanza degli orologi, la fabbrica dei giocattoli, e infine si incontra il sottoscritto Babbo Natale nella mia stanza, dove posso tenere un colloquio con i bambini, ascoltare i loro desideri, e promettergli in certo qual modo di esaudire tutti i loro desideri. Buon Natale a tutti quanti e buone feste! Ciao a tutti! Ho, 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 ciao!